Andrea Moscardini, direttore commerciale di Welcome Travel Group. Benvenuto. Buongiorno. Facciamo partire 10 minuti che per colpa mia ho già sforato 2 volte, sarò un pochino più stringente. Percepiamo un profondo senso di smarrimento nella distribuzione, persino di arrabbiatura nei confronti di network. È frutto solo della crisi o avete una responsabilità? Ma sicuramente la crisi rende tutto molto, molto più complicato, no? E quindi anche molto meno, cioè c'è molta meno lucidità. E questo rende i lavori e i progetti che si devono portare avanti più complicati da sviluppare. Per quanto riguarda Welcome Travel, nello specifico noi cerchiamo sempre di avere un confronto costante e diretto con le agenzie, che sono tante e che sono distribuite su tutto il territorio, e di conseguenza cerchiamo non solo di gestire questa fase, ma di ascoltare con molta attenzione quello che ci viene detto dalle agenzie, oltre che dai colleghi, che sono oltre 100 nelle agenzie di proprietà, ma anche dalle agenzie affiliate. Non vi sentite una responsabilità? Ci sentiamo assolutamente sì una responsabilità, e però oltre a sentirla vogliamo fare. E di conseguenza le parole o le cose che si possono dire anche in momenti importanti di confronto come questi sono importanti, ma poi è ancora più importante quello che viene fatto costantemente durante l'anno. Voi state facendo diversi progetti di cui dopo cercherò di toccare un po' i perimetri. Tra le vostre formule di affiliazione ce n'è una, la più semplice, si chiama trial, che significa prova un anno e poi decidi se rimanere oppure no, in sintesi un pochino informale. Quante di queste agenzie rinunciano? Più o meno il 30%, meglio sarebbe più corretto dire quante di queste agenzie confermano, cioè il 70%. Ed è una formula molto trasparente e molto chiara. Su Welcome Travel in questi anni, anche grazie all'aiuto di qualche collega, si è parlato molto dell'affiliazione Welcome Travel, il market share, le multe. Di conseguenza il modo più chiaro e trasparente per un agente di viaggio è quello di testare Welcome Travel per un anno con una formula molto leggera, e poi dopo un anno la possibilità di decidere se restare sì o no. Welcome Travel è un sistema in cui da entrambe le parti ci deve essere chiarezza di intenti. Welcome Travel la dichiara subito e la dimostra nel primo anno. E l'agenzia ha tempo di vederla, di testarla, e se anche l'agenzia condivide questo percorso, allora seriamente lo si fa insieme per almeno 3 anni. Ma invece il team, che è l'altro contratto, non è troppo difficile raggiungere il fatturato col gruppo Alpitour che questo contratto impone? Poi ci sono anche delle penali se non lo raggiungono. Non percepite un malumore da parte delle vostre agenzie su questo? Sicuramente in questi anni l'orientamento delle vendite e la gestione del market share è stata una chiave vincente di Welcome, tanto è vero che poi oltre 1000 agenzie ci hanno seguito in questo percorso. Sicuramente le ultime 2 stagioni rendono questo tipo di percorso complesso, però ricordo sempre che gli obiettivi di market share sono obiettivi percentuali. Noi siamo in un mondo in cui si ragiona sempre per obiettivi di fatturato. Quest'anno ho fatto 100, l'anno prossimo di fare 110, 120, e sappiamo benissimo tutti come va a finire, no? Quindi un paio d'anni funziona in una certa maniera, poi ci sono gli up and down. Il market share è molto più equo e equilibrato verso le agenzie. Quindi ovviamente l'obiettivo del network è quello di far crescere il fatturato totale dell'agenzia. E questo è il primo obiettivo che ha Welcome Travel con i propri affiliati. È chiaro che poi, invece che disperdere, prima qualche collega faceva proprio riferimento a questo, no? La dispersione e il non allineamento, che è un male o è un limite ad oggi della distribuzione italiana, o della distribuzione organizzata italiana, Welcome Travel con i market share cerca di orientare queste vendite per 2 semplici motivi. Uno, per cercare di sfruttare al massimo tutte le opportunità e non disperdere valore in 1000 rivoli. 2, perché il network garantisce con questi operatori le migliori condizioni in assoluto, quindi di fatto
orientando le vendite si garantisce la massima redditività per il proprio fatturato. State portando un progetto di uniformare tutte le insegne e quindi dare un colore e un ordine unico alle vostre 1100 e rotte agenzie, quindi una sorta di omologazione. Quante agenzie l'hanno già essata e non temono di perdere la loro identità, la loro storia? Ti ringrazio per questa domanda, perché hai usato due termini, omologazione e issata, che non so perché, ma le ho presi un po' come una connotazione negativa. In realtà l'obiettivo tra i tanti che ci sono, prodotto, software, tecnologia, l'obiettivo è uno e uno soltanto e non va assolutamente perso tra i mille discorsi. L'obiettivo è quello di attrarre più clienti. Perché il problema oggi è il prodotto, sì, è la tecnologia, sì, è il depacchettizzato, sì, ma il problema oggi è che noi intercettiamo tutti, e in particolare la distribuzione, meno clienti. E quindi quello che stiamo facendo, non lo stiamo facendo per un gusto estetico, per un gusto, per egocentrismo. Ogni distribuzione organizzata che si rispetti, ditemi se sbaglio, quantomeno ha la stessa maglia. E noi viviamo in un mondo in cui le maglie sono, almeno in Welcome, erano più di 1000. Oggi noi siamo riusciti a fare quello che ho sentito in tanti anni, proprio da questo palco, dire no, il marchio, il brand è tutto, abbiamo 300 insegne che non solo valorizzano l'insegna preesistente, perché non la cancellano, non la azzerano, ma la valorizzano e l'armonizzano assieme a un marchio comune che è Welcome Travel, che è necessario se si vogliono fare degli investimenti seri. Noi l'anno scorso, prima dell'estate, abbiamo investito oltre 1,5 milioni di euro in una campagna pubblicitaria televisiva. Ok, può essere stata una marchettata, forse, ma sicuramente questa non è, questo tipo di investimento serio e strutturato, perché verrà portato avanti negli anni, non è fattibile se non c'è un minimo di insegna. Quindi più che omologazione e allineamento, che le trovo delle parole negative, a voler fare qualcosa di serio insieme per guadagnare ancora in futuro. Beh, è innegabile che sì, l'eccesso di individualismo un po' della nostra cultura ci porta a dare, almeno nel pensiero, le connotazioni negative a questi termini, ma in funzione dei progetti di comunicazione sono molto utili. E sul fronte della comunicazione, mi sento di inserirlo lì, Eldorado, state mettendo tutte le vostre agenzie in una community, li state vestendo di social. Questo per far cosa? Per portarle verso un B2C, un e-commerce effettivo e concreto o che altro? Ce n'è un migliaio che si sono già profilate, quindi praticamente tutte. No, perché sono profili individuali delle persone. Ok, sono, i negozi sono 1100, le persone saranno molte di più. Quante sono? Circa 3000. Creerete 3000 profili social. Perché e come li porterete al B2C? Perché? All'e-commerce in genere. Perché la prima risposta è totalmente interna, quindi totalmente B2B. Noi abbiamo 3000 professionalità che hanno una loro storia, hanno sviluppato grandi competenze in anni di lavoro, qualcuno di più, qualcuno di meno, che deve essere messa a fattor comune. Credo che i sistemi di comunicazione che viviamo nel privato ci stiano dimostrando questo. Abbiamo 3000 agenti di viaggio che possono contaminarsi tra di loro e trasferire professionalità tra di loro. E riuscire a farlo vuol dire innalzare il valore di tutti i nostri agenti di viaggio e dargli strumenti che poi si danno tra di loro, perché il network di fatto crea solo l'ambiente, no? Perché poi sono loro stessi che si autoformano per affrontare le sfide del futuro. Credo che questa sia la cosa più stimolante e più interessante. Allo stesso tempo, da questa community B2B, che tanto per intenderci non è Facebook, non è Twitter, è qualcosa di ben più strutturato e organizzato. Ma poi è un social proprietario. È proprietario, è un ambiente proprietario sviluppato con un'azienda importante come Logotel, quindi è stato disegnato e costruito proprio da Welcome, sulle esigenze di Welcome, e verrà modificato sulle richieste delle agenzie,
E questo già oggi, se andate su vacanzewelcometravel.it, vedete un inizio di rappresentazione di quel mondo social B2B che inizia a parlare al cliente finale trasferendo professionalità. Noi vogliamo trasferire prezzo, sì, convenienza, sì, servizi, sì, ma soprattutto vogliamo trasferire la grande professionalità dei nostri agenti di viaggio. Qual è l'investimento per gli azionisti di questo progetto? Alto. Quanto alto? Abbastanza alto. Per fare le cose fatte bene, purtroppo bisogna spendere delle risorse importanti. Delle centinaia di migliaia di euro. Sicuramente più di qualche centinaio di migliaia di euro, e soprattutto non tanto l'investimento in se stesso, ma il fatto di portarlo avanti per più anni rende l'investimento ancora più significativo. Grazie ad Andrea Moscardini.